Questo è un territorio che è abituato a lavorare insieme ormai da molti anni, lo abbiamo dimostrato attraverso la candidatura UNESCO, anche attraverso tanti risultati raggiunti insieme. Certo, il segnale che dà oggi il Consorzio, quindi un'entità che è estranea alle pubbliche amministrazioni, di attivare dei progetti di confronto e di voler condividere una linea comune di sviluppo, credo sia un passo innovativo e fondamentale. Quindi salutiamo con molto entusiasmo questa iniziativa che la Presidente e il Direttore hanno voluto sottoporci oggi, e saremo sicuramente a disposizione per collaborare con il Consorzio.